Regional Health, che fa parte del gruppo di The Lancet. Abbiamo avuto 5 revisori diversi, indipendenti, dicevano ovviamente che non avremmo mai pubblicato. Invece questa pubblicazione è stata anche nominata dall'ECDC, che è il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, dall'OMS stessa come una delle referenze principali, che mostrava appunto che i contagi nelle scuole sono rari, che i giovani contagiano significativamente meno degli adulti, degli insegnanti, e che appunto l'apertura delle scuole non aveva contribuito significativamente all'aumento della curva dei casi della seconda ondata. Noi abbiamo, quindi il primo campione era proprio il 97% delle scuole italiane, più di 7 milioni di studenti, 900.000 insegnanti, e in seguito a questa pubblicazione, tra l'altro, ne abbiamo fatto delle altre, adesso ne abbiamo continuato a lavorare, abbiamo fatto una meta-analisi, che vuol dire riassumere tutte le pubblicazioni scientifiche fatte a livello internazionale nelle scuole, sia da tracciamento che da screening. E abbiamo, ovviamente è stata sottoposta a revisione, e abbiamo mostrato sostanzialmente che i giovani sono il 70% meno contagiosi e meno suscettibili anche all'infezione, il 40% ridotta suscettibilità, significativamente ridotta, mettendo insieme appunto tutte le varie pubblicazioni. Recentemente poi sono uscite anche svariate altre pubblicazioni, una per esempio su Nature Medicine recentemente in Giappone, con il titolo molto chiaro, e tra l'altro appunto di nuovo ci hanno citato, in cui dicono che non c'è nessun nesso causale tra la chiusura delle scuole e l'andamento dei contagi, cose che appunto ovviamente sapevamo. E recentemente un altro studio molto importante su The Lancet, è proprio un trial, addirittura hanno confrontato due gruppi a cui davano i tamponi regolari per poter stare in classe oppure verso quarantena, e hanno mostrato che soltanto il 2% dei contatti stretti di uno studente risultato positivo alla variante Delta si contagia. Ora, la critica ovviamente che adesso abbiamo è che vabbè, le cose che avete fatto voi non servono a niente perché abbiamo la variante Delta. E la stessa cosa è successa nel 2021, quando siamo usciti con questa pubblicazione, la critica era, vabbè, i dati non servono a niente perché abbiamo la variante inglese. Allora, quindi abbiamo mostrato effettivamente che in realtà l'aumento che sembrava esserci nei giovani era semplicemente dato al fatto che facevano un sovraccampionamento, cioè testavano nelle scuole molto più che nelle altre categorie professionali, e che quindi questo ovviamente portava a un innalzamento dato dal fatto che si campionava di più nelle scuole. Ecco, tutte queste pubblicazioni qua sono state accompagnate anche a un lavoro sia a livello giuridico, abbiamo lavorato con avvocati che hanno fatto ricorso al TAR sia in Lombardia che in Campania, in Emilia Romagna, ma anche ricorso per il DPCM, tutti i ricorsi che sono stati fatti sono stati vinti, basandosi sul fatto che le scelte non erano state fatte basandosi sui dati scientifici, la scelta delle chiusure delle scuole. E abbiamo fatto anche un lavoro, ovviamente, io almeno ho sostenuto anche tutto il lavoro delle famiglie, soprattutto delle madri che sono scese in piazza per lottare per aprire le scuole. Lì il lavoro che noi abbiamo portato avanti è sempre stato accompagnato non solo dalla... Allora, nessuno dice che i contagi non possono avvenire, i contagi possono avvenire ovunque, perché durante una pandemia anche a scuola, quindi nessuno ha mai detto che non possono avvenire, ma bisogna sempre fare un bilancio rischi e benefici per ogni scelta, anche le misure di prevenzione hanno degli effetti collaterali che vanno tenuti in conto seriamente. Allora ovviamente ci davano un po' per pazzi, adesso stanno uscendo svariate pubblicazioni scientifiche che già allora comunque cominciavano a uscire. JAMA Pediatriche, ne nomino solo qualcuna, che ha coinvolto 1200 studenti, che ha mostrato un aumento significativo di sintomi depressivi, più il 25%, ma anche suicidi, tentati suicidi nei bambini e negli adolescenti. Sono studi di coorte, quindi confrontati prima e dopo la pandemia. Quindi questo per esempio era dopo 2 settimane dopo la riapertura delle scuole.
Un altro studio pubblicato su B&J ha presentato uno studio di corte prospettico inglese con bambini di 8-12 anni, che presentava di nuovo un aumento significativo di tassi di depressione anche nei bambini. Uno studio giapponese pubblicato su Nature, quindi di nuovo una delle riviste scientifiche più importanti, ha mostrato aumenti significativi di suicidi tra bambini e adolescenti e nelle donne durante la seconda ondata, perché se la prima ondata tutto sommato è andata abbastanza bene, la seconda, e sono svariati i psicanalisti, psicoterapeuti che mandano questo allarme anche per quanto riguarda l'Italia, anche per i ragazzi che non avevano problemi prima della pandemia. C'è stato un aumento significativo in particolare per le donne, cosa che non si vedeva da anni. L'aumento dei suicidi ha riguardato, dunque, nella seconda ondata abbiamo l'aumento del tasso, è circa 5 volte maggiore di quello tra gli uomini, ovviamente un aumento maggiore tra le casalinghe. La chiusura delle scuole ha avuto un impatto anche ovviamente sugli obiettivi scolastici, e ne cito solo uno studio olandese molto importante che è stato pubblicato su una rivista PNAS, 350.000 persone. È un articolo molto importante perché ovvio che nei Paesi Bassi hanno meno difficoltà anche con la digitalizzazione, erano molto più avanti di noi, nel senso che noi davano la colpa anche al fatto che fossimo appunto senza computer, non è questo il problema. Hanno mostrato quindi una riduzione dopo solamente 8 settimane, una riduzione dell'apprendimento di un quinto, ma la cosa più importante che hanno segnalato è che i ragazzi figli di famiglie non laureate hanno avuto una riduzione del 50% dell'apprendimento, cosa ovviamente di cui non ci stupiamo, ma che ha di nuovo messo al centro del discorso anche le differenze tra classi sociali. Quindi noi abbiamo lavorato ogni giorno in modo appunto generoso e spontaneo, mettendo insieme le competenze di tutti, e nonostante questo abbiamo ricevuto ovviamente un livello di aggressività impressionante, in particolare nei miei confronti un livello di misoginia che è arrivato anche sui giornali, non solo dai social. Nonostante questo siamo andati avanti e abbiamo fatto riaprire le scuole, effettivamente nel 2021 hanno poi riaperto le scuole proprio sulla base di queste, anche dei ricorsi al TAR e il DPCM, che hanno in qualche modo spinto per far riaprire le scuole. Io credo che sia stata una battaglia estremamente interessante proprio perché si è svolta in questo modo, con una grande partecipazione spontanea, quindi un lavoro scientifico ma anche politico, di presa di consapevolezza di come stare, anche tenendo conto della complessità della situazione, perché è ovvio che anche gli insegnanti avevano paura, e questo è normale in una pandemia, però quando si è visto che non c'era un aumento della malattia negli insegnanti più rispetto ad altre categorie professionali, queste cose dovrebbero poi essere capitalizzate, almeno adesso, insomma, che abbiamo una stragrande maggioranza di vaccinati. Io per cercare di orientarmi, radicarmi, per capire come muovermi, ho lavorato a livello di immaginario e di simbolico, cercando di strapparmi dalla narrazione della guerra, che è stata usata fin dall'inizio, la metafora della guerra è stata usata fin dall'inizio della pandemia. Avete sentito anche Monti, come la usa questa metafora. E quindi cercare di aprire dei conflitti, ma dei conflitti relazionali, non stando in una dimensione di guerra, perché è ovvio che all'interno di una guerra tutto è lecito. Quindi io ho sempre cercato di raccontare che esistono tante verità soggettive, non esiste una verità assoluta, che ognuno porta la propria verità e che va ascoltata. Io come epidemiologa porto uno sguardo, che non è quello del clinico che è in ospedale con i pazienti, non è quello del biologo che vede le cellule, quindi ognuno porta uno sguardo e tutti quanti devono essere messi in ascolto, in dialogo, proprio per cercare di mantenere la complessità. Mantenere la complessità vuol dire proprio non mandare un messaggio uguale per tutti. Noi abbiamo sempre lavorato in medicina parlando di medicina personalizzata. La prevenzione deve essere prevenzione personalizzata, valutando i rischi e i benefici delle singole situazioni.
Quindi ho cercato di lavorare cercando di radicarmi a quello che sentivo come vero e giusto in ogni situazione. Quindi mantenendo un equilibrio e strappandomi anche dalle radicalizzazioni, dagli scontri, dalle contrapposizioni, spesso ideologiche, spesso strumentali peraltro. Pensiamo ad esempio al Green Pass. È ovvio che è una misura che non ci sono evidenze, tra l'altro parlo di nuovo da epidemiologa, non ci sono evidenze scientifiche che gli obblighi portino ad un aumento, per esempio, delle vaccinazioni. E, di fatto è un ricatto sociale e io non sono preoccupata. Io ho sempre lavorato nel nostro gruppo di lavoro, che si chiama appunto Goccia Goccia, ci siamo nominati Smart Provax, proprio perché, per dire che noi non siamo assolutamente contro i vaccini, ma siamo per usare di nuovo intelligenza e senso critico in ogni contesto, inclusi i vaccini. Perché è ovvio che i vaccini, ci sono fior di pubblicazioni scientifiche fatte veramente bene che mostrano che l'efficacia rispetto alla malattia grave è ampia di questi vaccini. È ovvio che poi ogni situazione è sé stante, ci sono ogni va vista caso a caso, ma l'evidenza sui vaccini e sull'efficacia rispetto alla malattia è ampia e l'abbiamo visto. Il punto non è se i vaccini sono utili in determinate situazioni, ma obbligare le persone, anche coloro che per qualsiasi motivo non si sentono in un determinato momento di essere vaccinati, possa servire ricattarli e condizionare la loro vita. Io per esempio ho mia figlia a 19 anni, ho dovuto vaccinarla anche se non penso che corresse rischi gravi, non penso neanche che abbia corso rischi enormi rispetto al vaccino, perché è ovvio che questi vaccini sono stati comunque ampiamente testati. Più perplessità ho rispetto ai minori e su questo noi siamo intervenuti più volte per fare più cautela nei confronti dei minori. Gli adulti ovviamente io sono per mantenere una scelta libera, ecco, ma anche rispetto ai minori di nuovo io sono a favore del vaccino, perché ci sono situazioni, bambini malati che hanno bisogno, per i quali il vaccino può essere un'arma utile. Quindi di nuovo secondo me bisogna usare senso critico in ogni situazione e siamo intervenuti più volte su questo argomento qua. Il problema è che poi ci deve essere anche trasparenza. In molti paesi, per esempio, il Moderna è stato vietato sotto i 30 anni. Perché non se ne parla in Italia? Ecco, questi elementi non aiutano a creare fiducia nei cittadini rispetto alle istituzioni, non aiutano ad avere senso critico e a capire quando le situazioni sono accettabili e quindi ricreare anche un dialogo che sia appunto basato sulla fiducia. Quindi io ho lavorato per cercare di togliere la paura, quindi sia rispetto alla pandemia che rispetto ai vaccini, perché la paura non aiuta a pensare, non aiuta a pensare, quindi non abbiamo bisogno di credere, ma abbiamo bisogno di ragionare, di riflettere, e non aiuta le persone in difficoltà a trovare anche le mediazioni giuste, e quindi a togliersi dalle contrapposizioni che non aiutano a capire cosa sta capitando. Allora, detto che le evidenze scientifiche sull'efficacia del ridurre il rischio di malattia grave in chi corre rischi sono molto chiare, è altrettanto evidente che questa non può essere l'unica soluzione. E questa cosa è già uscita parecchi mesi fa. C'è stata una pubblicazione, secondo me, splendida, di Richard Horton, che è il direttore di The Lancet, che ha invitato a parlare di sindemia e non di pandemia. E lui dice: la prognosi di Covid-19 dipende fondamentalmente da due categorie di malattie, l'infezione di SARS-CoV-2 e una serie di malattie non trasmissibili concomitanti. Queste condizioni si raggruppano all'interno di gruppi sociali, secondo modelli di diseguaglianza profondamente radicati nelle nostre società. In una sindemia, malattie e mortalità sono collegate alle condizioni socio-economiche e sottolinea che per ridurre la mortalità poco contano quindi efficacia di farmaci e vaccini se non ci preoccupiamo che larga parte della popolazione non ha accesso a cure efficaci a causa delle diseguaglianze sociali.
Sostanzialmente lui invita a pensare che, appunto, sindemia sono tante componenti insieme, la malattia non dipende da solo dall'infezione, contagio non vuol dire malattia, ma la malattia grave da Covid dipende da tutta una serie di altre malattie concomitanti che spesso sono molto più prevalenti in determinate classi sociali, non a caso. Quindi non si può puntare solo sul vaccino, servono cambiamenti radicali, investimenti sulla sanità territoriale, sulla prevenzione primaria per tutte le patologie ed è necessario rendere i servizi sanitari accessibili a tutti, altrimenti il Covid-19, ma anche le altre malattie oncologiche e cardiovascolari, continueranno a tenere alta la mortalità. Quindi quello che bisogna fare è cercare di, appunto, tenere la complessità e mantenere quella che io mi sono radicata nel portare, come dire, nell'analizzare i dati, a quella che si chiama evidence-based medicine, la medicina che si basa sulle evidenze scientifiche, che purtroppo è stata ampiamente dimenticata durante la gestione della pandemia. Per rincorrere il famoso rischio zero si prendono tuttora misure che non hanno evidenze scientifiche solide. Quindi la questione per me è stata anche di portare senso critico e basare sempre le scelte tenendo aperta non solo la porta al dialogo ma anche al dubbio e quindi mostrare che la mia verità è una verità comunque sempre parziale. Non ci sono verità assolute in medicina, in ambito scientifico. Io credo che chiunque lo sappia quando va da un medico, anche solo per curarsi una storta, un ginocchio. E non è facile interpretare i dati, ne parlavo prima. Non è facile interpretare i dati perché le pubblicazioni scientifiche sono anche molto in contraddizione tra di loro, ma è normale in ambito medico che siano in contraddizione tra di loro. Le pubblicazioni scientifiche vengono da metodi di studio diversi, da disegni di studio diversi, possono avere mille fonti di bias, possono non avere un potere statistico per dimostrare una determinata cosa. E imparare a interpretare questo tipo di pubblicazioni non è per nulla banale. Ora, sicuramente io ho una distorsione data dal fatto che sono biostatistica, epidemiologa, e quindi sono convinta che solo, come fa un epidemiologo, allontanandosi e guardando dall'altro, anche confrontando tra paesi diversi, nel nord Europa cos'è successo rispetto al sud Europa, riusciamo appunto a capire cosa succede fuori dal nostro sguardo, ecco, che è un po' più ovviamente limitato al nostro contesto. Ma anche appunto lavorando con medici, biologi, bisogna, come dire, io credo sicuramente che ci sia bisogno anche di ampliare la cultura scientifica in Italia, ma non è solo questo. Io penso che invece sia buono che chiunque, anche se non ha una formazione scientifica, si metta in gioco personalmente per cercare di fare domande, di mettere in crisi, di stimolare gli scienziati, anche, come dire, ad ammettere che alcune cose non le sanno, ecco, non sappiamo rispondere a tutto. E solo in questo modo qua si può recuperare fiducia e cercare di fare in modo che chiunque possa recuperare la propria capacità, anche le proprie possibilità anche interiori di poter incidere nella società. La pandemia ha infatti tragicamente mostrato che ancora più forza di prima il ruolo della tecnoscienza, quindi che gli scienziati, la tecnoscienza, gli esperti, di fatto entrano nella politica e determinano la politica, i famosi comitati tecnici scientifici, che si assumono come il ruolo di detentori della verità. Ecco, cose di questo tipo sono estremamente pericolose. Ne parlavo con Ioannidis nell'ultimo incontro che ci siamo visti a Bologna e anche lui sosteneva la necessità che gli scienziati facciano gli scienziati, si esprimano anche a livello politico, ma che è sempre una verità parziale, ma questo va sempre detto, che non c'è una verità uguale per tutti, gli scienziati non possono essere detentori dell'unica verità possibile, è la verità loro fino a quel momento, finché non viene negata dalle conoscenze che verranno dopo.